Accendiamo le luci sull'eccellenza, la Camera di Commercio di Macerata e il CIF per il terzo anno propongono i mercatini di Natale in piazza per presentare che cosa? Abbiamo presentato le eccellenze del territorio, sia artigianali che di restauro, che di hobbistica e che proprio le eccellenze territoriali alimentari, per cui l'agroalimentare. Gli espositori sono stati scelti sia dal premio Impresa Donna, sia da artigiani che collaborano da diversi anni con la Camera del Commercio, ma con anche aziende nuove che si sono affacciate da poco nel settore artigianato, benessere e agroalimentare, con titolarità sia di donne ma anche di giovani imprenditori. All'interno di questo mercatino troviamo anche la lavorazione artistica di monili in argento, ottone e rame, realizzati da Tonino Verdicchio. Quale metodo utilizza? Ma questo è un metodo innovativo, diciamo, che in Italia non è molto conosciuto. Io l'ho appreso con i siti americani. Si chiama fold forming, praticamente. È un sistema di piegature. E vediamo quindi sia argento, ottone e rame, c'è una prevalenza, una richiesta maggiore di uno verso l'altro? Di solito è il rame quello che piace di più. All'interno di questi mercatini di Natale vediamo anche degli splendidi presepi. La passione è nata da sempre, perché i presepi fanno parte un po' dell'infanzia di tutti noi. Poi dopo è diventato lavoro, sono tutti prodotti artigianali fatti totalmente qui in Italia. Lo realizzate voi? Sì, realizziamo tutto noi con i materiali naturali, che può essere il sughero, il legno, i rami di faggio. Comunque va sempre di più il presepe tradizionale? Sì, il presepe tradizionale, tipo questa capannina qui, che è un po' sul stile campagnolo, poi il presepe artigianale su stile palestinese. Anche le opere di Angela esposte all'interno di questi mercatini, come nascono queste opere? È una storia complessa, non è così semplice. Però per rispondere con parole che non sono proprio le mie, tutto quello che ha a che fare l'arte nasce da, se arte la mia si può chiamare naturalmente, da un profondissimo bisogno. C'è un'intervista fantastica a Ungaretti, quando ancora la RAI dava delle belle interviste. Chiedevano al poeta, dei signori molto dotti, chiedevano: ma perché queste poesie? E lui rispose: è perché è come mangiare, è come bere. E lo stesso è un disegno, non c'è un motivo che si possa spiegare con le parole, è un bisogno. Predilige in particolare paesaggi? Sì, il paesaggio è proprio la cosa che amo di più, sì. La lavorazione artigianale della pelle, che lavoro c'è dietro questi prodotti che vediamo esposti? Tanta manodopera, tanta passione, anche gusto. È stato insegnato da piccolino, circa già avevo 10 anni, fino a 55, stavo sul settore delle scarpe, su un'azienda, dopo l'azienda chiuso mi sono messo in proprio e sono cresciuto piano piano e poi mi conosce, penso, in tutta Italia. Che cosa in particolare realizza? Tante cose, e anche tante cose in cuoio, ma anche delle cose particolari per l'edilizia, per il giardinaggio, per delle ditte su a nord, che gli faccio foderi, macete, pugnali, foderi e altre cose, trancio suole, faccio borse particolari su misura. Spezie a volontà, quanti tipi in esposizione per voi? Allora, abbiamo circa sulle 150 referenze tra spezie, miscele di spezie, tè, caffè, infusi, sali, pepi, zuccheri, insomma, chi più ne ha più ne metta, veramente tante referenze, tutte importate dalle varie parti del mondo. E per il Natale una spezia in particolare? Direi lo zenzero. Lo zenzero, ci possiamo fare i biscotti, diciamo, belloni, che sono tipici anche della nostra regione, e da questo sapore molto frizzante, anche aggiungerei, veramente molto buono. I nostri prodotti praticamente sono trattati tutti con il vino cotto, perché è un conservante e nello stesso tempo ha degli enzimi che sono benefici, diciamo, per la carne. In questo mercatino, ecco, in vista delle feste da regalare o anche da mettere nelle nostre tavole, quali richieste in particolare avete? Il ciauscolo, beh, è un classico,
poi c'è il pecorino e il salamino lardellato, questo è proprio il classico che va nei gesti, diciamo, anche quelli che faccio io per alcune aziende, è questo che richiedono, e un pezzettino di coppa, no? E poi la lenticchia che magari prendo dagli artigiani, dalle aziende agricole, e ci mettiamo il cotechino, e quindi ecco, diciamo che un po' tutti i prodotti sono buoni per un buon gesto. Che tipo di miele proponete per questo mercatino? Noi praticamente facciamo il millefiori, l'acacia e la melata, e facciamo inoltre anche il castagno, ma l'abbiamo già finito, e questa azienda me l'hanno tramandata i miei nonni, che lo facevano da ormai saranno 40-50 anni che fanno questo lavoro. Mi è nata la passione da pian piano andare ad aiutare, dopo da 2 anni a questa parte ho iniziato proprio attività seria da apicoltore. Quindi un miele da regalare anche per il Natale? Sì, sì, certo, come no. Praticamente questo è tutta produzione nostra nel territorio, e facciamo solo la caccia del castagno, che portiamo le api in montagna, dove lì magari è un più meno inquinato, è un prodotto più naturale. Quindi il più richiesto qual è? Il più richiesto è la caccia, che va a ruba, e la produzione quest'anno infatti è molto poca, ne abbiamo fatto sia non quintale, che per noi è niente nella richiesta che abbiamo. Noi siamo un'azienda agricola biologica, abbiamo una parte di frutteti, perciò quello che proponiamo oggi sono marmellate anche un po' particolari, zucca e cardamomo, quindi con l'aggiunta di qualche spezia, diciamo, che poi ci riporta al Natale, quindi con appunto con il cardamomo. Poi abbiamo zucchine e menta, più da formaggio, da abbinare magari a delle carni, pere e fichi, quindi tutti prodotti aziendali. E un altro prodotto particolare che proponiamo in questo periodo è il panettone tutto bio a lievitazione naturale. Ne facciamo 2 versioni, una diciamo classica, quindi con l'arancia candita, sempre che candiamo noi, e tutto con zucchero di canna del commercio eco, quindi non c'è zucchero bianco, come dicevo uova, farina sono tutte biologiche e tutte del territorio, e l'altro invece è fatto con le viscioli, quindi anche qui un prodotto locale, viscioli nostre fatte al sole, e con le castagne. Quindi diciamo prodotti da degustare sulle tavole, ma anche da regalare per questo Natale. Sì, soprattutto da regalare per chi magari va fuori a Natale o ha parenti fuori, quindi porta dei prodotti che ricordano poi, che presentino il nostro territorio.